abbiamo fatto un confronto col 2014, ma questi numeri sono esattamente l'impegno che noi facciamo ogni anno, perché voi vi rendete conto che dai numeri emergono i servizi. Cioè, cosa facciamo? Soltanto monitoraggio della rete, ma assolutamente non servirebbe a nulla. Oltre al monitoraggio della rete facciamo l'educazione all'utilizzo della rete con i minori, incontrando le scuole, lo fanno anche le istituzioni, soprattutto, ripeto, la polizia postale, ma lo facciamo anche noi. Quindi da anni abbiamo incontrato veramente centinaia di migliaia di studenti e decine di migliaia di insegnanti. Ma questo che significa? Significa che per noi è una preoccupazione quello di poter dire ok, il mondo è anche così, si trova anche questo tipo di materiale, ma dall'altra parte però c'è l'educazione a vivere bene questo mondo virtuale, e quindi l'educazione non solo all'utilizzo del mondo virtuale, ma anche alla vita, alla vita del rispetto del corpo, a non esporsi completamente, a stare attenti a non cadere nelle trappole del grooming, dell'adescamento, a stare attenti a non esporre troppo il proprio corpo, a non mettere le foto dei bambini sui social network, state attenti che, come spesso le denunce avvengono, vanno a finire nei canali pedopornografici. Noi questo ne abbiamo anni, battaglie di anni di informazione, ed è vero, cioè non c'è bisogno che lo confermiamo. Allora, noi quest'anno, dai numeri che vedete, e così rapidamente, ecco, potremmo sicuramente dirvi, vabbè, ora vi diamo delle statistiche. I numeri rappresentano, lo ripeto, il nostro servizio. È un servizio professionale, un servizio anche di volontariato, perché nasce anche dalla spontaneità della gente, delle persone che sono coinvolte in tutta Italia ma anche all'estero, e ci permette di aver avuto la possibilità lo scorso anno di monitorare 56 chat. Questo è un dato importante. Non c'è soltanto il portale, ma noi monitoriamo significa, anche qui perché vorrei che si capisse, noi non interloquiamo mai con nessuno, non so se rendo l'idea, cioè noi non ci sostituiamo mai a qualcuno, noi troviamo una chat, vediamo che lì vengono diffusi notizie, informazioni, siti, foto, video, e da lì noi immediatamente segnaliamo tutto ciò alla polizia postale italiana, dato che questo è il canale per noi privilegiato e importante. Quindi però sapete, monitorare 50